Ho fatto quello che chiunque avrebbe fatto. In questi casi qui ci vuole sangue freddo, soprattutto saper gestire il panico delle persone che sono intorno, perché a volte sono più di ostacolo che altro. Non si sente in alcun modo un eroe, Sauro Fiori, un autista di autobus aretino, ma in realtà grazie al suo intervento una vita è stata salvata. È successo lo scorso mercoledì attorno alle 13 di fronte alla scuola elementare di Staggiano, periferia aretina, dove il nonno di una bimba è stato colto da un infarto. L'abbiamo stessa terra, ho praticato un massaggio cardiaco, poi sono uscite due maestre dalla scuola dicendo che avevano il defibrillatore e me lo sono fatto consegnare, anche lo sapevo usare perché ho fatto un corso per l'utilizzo del defibrillatore. E ho defibrillato, nel frattempo è arrivata l'ambulanza, hanno proseguito le manovre rianimatorie loro. Io poi sono tornato via, ho avvertito la sede di quello che era successo e sono tornato in deposito. Non ci ha pensato due volte ad intervenire? No, perché subito ho avuto mi sono reso conto di quello che era successo e in quei casi lì meno tempo si perde meglio è. Perché se nei 5 o 6 minuti che ha trascorso l'ambulanza ad arrivare nessuno avesse fatto niente, con tutta probabilità non sarebbe stato troppo tardi. Mi auguro che almeno questo episodio sia di stimolo per i cittadini per fare questi corsi di abilitazione all'uso del defibrillatore. Il nonno è stato portato all'ospedale San Donato di Arezzo, è stato operato e trasferito in rianimazione dove ancora adesso è ricoverato. Quindi lei le ha salvato la vita? Vabbè, se la vogliamo mettere così.